Buonasera, il libro di oggi, August Sander, Uomini del XX secolo, con un testo di Ulrich Keller, Federico Motta editore, 1991, 520 pagine, oltre 420 fotografie. Il grande fotografo August Sander, classe 1876, e il suo impegno per rappresentare un'intera società. Un progetto grandioso, purtroppo rimasto incompiuto a causa dell'avvento del nazismo. Nessun fotografo prima o dopo Sanders è stato in grado di offrire immagini in cui fossero racchiusi diversi aspetti dell'essere umano. I suoi ritratti sono un documento unico e irripetibile dello spirito del XX secolo. Come per l'anatomia comparata, Sander costituisce una fotografia comparativa. Studia e cataloga l'umanità così come si presenta davanti alla sua macchina fotografica. Una sociologia non scritta, espressa per immagini. Sander fotografa ogni aspetto della condizione umana del suo tempo e lo divide per appartenenza. Ogni condizione, ogni professione, ogni fede è rappresentata, analizzata, documentata. Alla sua uscita nel 1929, l'impatto del volume di August Sander sul mondo culturale europeo fu dirompente. Thomas Mann lo definì la rivelazione di un tesoro per gli amanti della fisionomica e un'eccezionale opportunità per lo studio di tipi umani caratterizzati dalla professione e dalla classe sociale. Walter Benjamin scrisse: «L'opera di August Sander è più di un'immensa raccolta di fotografie, è un atlante dell'essere umano su cui esercitarsi». Ho incominciato i primi lavori della mia opera Uomini del XX secolo nel 1911 a Colonia, mia città d'adozione, ma è nel mio paese natale che sono nati i primi personaggi. Queste persone delle quali io conoscevo le abitudini fin dall'infanzia, mi sembravano anche per il loro legame con la natura designati apposta per incarnare la mia idea di archetipo. Sotto il regime nazista, il suo lavoro e la sua vita professionale furono pesantemente limitati. Suo figlio Erich, membro di un partito di sinistra, fu arrestato e condannato a 10 anni di prigione, dove morì nel 1944, poco prima della fine della sua condanna. Il libro di Sander fu sequestrato nel 1936 e le lastre furono distrutte, in quanto l'umanità rappresentata dal fotografo non corrispondeva affatto al modello proposto dal regime hitleriano. Buona lettura a tutti.